Per i vostri menù delle feste ho pensato di darvi un suggerimento davvero carino. Andremo a realizzare degli abbracci di mare. È un secondo davvero davvero strepitoso che vi farà fare un figurone ed è facile da preparare e potete farlo anche prima. Andiamo a vedere gli ingredienti. Ci serviranno dei filetti di salmone, dei filetti di orata, dei gamberi già sgusciati che mantengono soltanto la coda, del pepe rosa, rosso, del prezzemolo, due patate grandi. Abbiamo bisogno poi di spinaci, potete comprare anche i cubetti, quelli congelati, un po' di latte, un po' di burro, dell'olio e del sale. Partiamo con il preparare il tortino di pesce e poi dopo andremo a preparare la base che lo accompagnerà. Ci serviranno dei pirottini di alluminio come questi qui della Cookie, che andiamo prima ad imburrare leggermente in questo modo, molto molto leggermente. Adesso formiamo la base del tortino, che poi sarà la parte superiore, quindi la parte più scenografica, e la andiamo a fare con i nostri gamberi sgusciati ai quali abbiamo lasciato soltanto la coda e li mettiamo a uso a braccio. Infatti il tortino è chiamato proprio a braccio di mare. Due gamberi a tortino saranno più che sufficienti, messi in questo modo proprio ad incastro. Adesso andiamo a mettere nel tortino i nostri filetti. Io ho scelto due filetti dal colore diverso, proprio per creare un abbraccio di colori. A parte che di colori, però anche di sapori, perché ho scelto un filetto di salmone, che è un po' più saporito, dal sapore più intenso, e un filetto di orata, che è un tantino più delicato. La prima cosa da fare è quella di andarli ad ungere leggermente, con un pochino d'olio, giusto un pizzichino di sale, e mettiamo il filetto di orata. Poi prendiamo il salmone, che possiamo anche non ungere con l'olio, ma giusto un pizzichino di sale, e lo andiamo a far ad abbracciare alla nostra orata. Per evitare che i nostri abbracci di mare, cuocendosi, si possano seccare, li andremo a cuocere in un modo un po' particolare. Li cuoceremo a bagnomaria nel forno. Quindi cosa ho fatto? Ho preso una teglia, ho messo giusto due dita d'acqua e quindi andremo ad adagiarci dentro i nostri tortini. Li cuoceremo in forno per circa 15 minuti a 200 gradi. Nei 15 minuti di cottura andiamo a preparare il letto che accompagnerà il nostro abbraccio di mare. Sarà un letto fatto con della purè di patate, quindi cosa ho fatto? Ho pelato delle patate e le ho ridotte a tocchetti. A questo punto potete cuocerle sia nel microonde, quindi lasciatole così in una ciotola di vetro con giusto un pochino d'acqua, e dovranno andare per circa 8 minuti alla massima potenza, altrimenti potete cuocerle nel classico modo sul fuoco. Poi le schiacceremo con una forchetta riducendo la purea, che andremo poi a fare sul fuoco con il latte, il burro e un po' di sale. Mentre vanno le patate, prepariamo gli spinaci. Io ho comprato quelli congelati perché è più semplice, più veloce, ma potete comprare anche quelli freschi. Mettiamo il cubetto congelato nella pentola con giusto un pochino d'acqua. Li lasciamo scongelare e li andremo poi a condire con un poco di sale e una noce di burro. Poi le andremo a tritare con un frullatore a immersione, quindi ne ricaviamo quasi una purea. Qui stiamo preparando il purè di patate, andiamo ad aggiungere un po' di sale, un
po' di latte. E una noce di burro. Andiamo a frullare gli spinaci, che devono essere leggermente acquosi, quindi non fate asciugare tutto il sugo sul fuoco. Gli spinaci saranno il nostro colorante naturale. Adesso prendiamo il purè di patate e andiamo ad amalgamare gli spinaci. Unitevi poco alla volta, così potete controllare il colore o magari farlo a seconda del vostro gusto, se vi piace più marcato con gli spinaci o meno. La consistenza finale dovrà essere bella morbida, se così non fosse potete aggiungere un pochino di latte. Andiamo a sformare i nostri abbracci. Che meraviglia, la semplicità che può rendere il tutto unico. Adesso dovete fare una cosa molto importante. Prima di impiattare andrà tolta tutta l'acqua, quindi il sughetto che è uscito dal pesce. Vedete? Dobbiamo toglierlo. E siamo pronti per impiattare. Ho scelto un piatto bianco perché la semplicità esalterà i colori che poi andremo ad aggiungere nel piatto. La prima cosa da fare è mettere il nostro letto di purè, mettiamo così al centro e diamo qualche colpetto sulla base. Con delicatezza andiamo a rovesciare l'abbraccio di mare al centro del nostro letto. Eccolo qui. Andiamo a condire con un filo d'olio. Frizziamo la pioggia. E diamo un tocco di rosso per le nostre feste con del pepe rosso. Ed in modo semplice abbiamo realizzato un abbraccio di mare che stupirà i vostri commensali. Per realizzare un abbraccio di mare ci serviranno 2 gamberi sgusciati, mezzo filetto di orata, mezzo filetto di salmone, una noce di burro, una patata, 25 g di spinaci, olio extravergine di oliva e sale.